noi siamo i demagoghi, siamo l'antipolitica, perché siamo andati a firmare in 350.000 per dire: guardate, due legislature poi a casa, la politica deve essere un servizio civile, i cittadini fanno un servizio civile per la propria nazione e poi tornano a fare quello che facevano prima, un servizio di leva alla politica. Che violenti, violenti. Poi abbiamo detto: ma ci vuole il voto di preferenza, non puoi andare a votare senza il voto di preferenza, perché non è democrazia. E allora ci ritroviamo un Parlamento, ci troviamo un Parlamento eletto da 6 segretari, dove dentro c'è massoneria, 'ndrangheta, qualsiasi cosa, c'è di tutto, P2, P3, P6, qualche prostituta. Ma pensate, quando l'ho detto io alla Commissione Affari Costituzionali, ho detto anche qualche prostituta, 19 parlamentari mi hanno denunciato tutte, hanno detto: non puoi dire queste cose. E tra le denuncianti di questa cosa c'era anche quella, la signora Napoli, che ha detto esattamente le stesse cose 15 giorni fa, dicendo che la prostituzione è una cosa normale, lo stanno dicendo i loro politici, che è normale vendere un po' di corpo per fare un po' di carriera. E noi siamo quelli violenti e volgari, siamo noi. E allora questa è una democrazia, 350.000 firme per 3 anni in un cassetto. E allora questo movimento è nato su delle idee, le 5 stelle non sono le idee, e io divento pazzo quando mi dicono proposte non proteste. Chi si fa l'alibi? Si fanno l'alibi su di noi, noi siamo un movimento di proposte, è nato soltanto con le proposte, con le 5 stelle, con l'acqua pubblica, con le rinnovabili, con la raccolta differenziata, con fare le case passive, con il wifi libero e gratuito. Siamo solo idee che viaggiano alti. Dio mio, noi non siamo né di destra e né di sinistra, né centrodestra né centrosinistra, noi siamo sopra! Sopra, sopra! No, fermi, fermi, facciamo demagogia, facciamo di, non date dell'occhio, non date dell'occhio. Qui ci saranno almeno, come ha detto il telegiornale, almeno 3.500 persone. Là abbiamo messo, sulla collina sono sagome. Sai che l'hanno fatto veramente? Guarda che civiltà abbiamo! L'hanno fatto allo stadio di Trieste, dato che non ci andava nessuno. Ha messo delle sagome, coi tifosi così disegnati. Gli unici che non se ne sono accorti sono i calciatori, che quando facevano gol correvano dalle sagome. Siamo con le sagome, con le risate preregistrate. Noi invece le diamo di gusto. Noi siamo felici, abbiamo diritto alla nostra felicità e lo stiamo dimostrando. Bene, oggi vi presento una cosa che ci è voluto un po' di sforzo tra me e i miei collaboratori. Così è nato in rete. E oggi vi voglio presentare la famosa piattaforma del Movimento Nazionale, perché c'è, e secondo voi, secondo me, siamo alla rivoluzione della politica, la politica dal basso, dove uno vale uno. Allora lì ti puoi iscrivere, ripeto, gratuitamente, nomi e cognomi. Guardate che noi siamo quasi 100.000 già iscritti, 100.000 persone che condividono un'idea e si buttano tutte 100.000 su un'idea. Noi possiamo veramente cambiarlo questo paese qua. E allora ti iscrivi e puoi fare delle cose, puoi fare iscriverti, puoi fare delle liste, per esempio nella tua regione, nel tuo comune, ci sono le regionali o ci sono le comunali. Tu vai sul portale, sai chi c'è di iscritto nella tua regione, ti comunichi tra loro e vi potete fare le liste tra voi. Con un clic, uno vale uno, potete mettervi la vostra lista e metterla lì e farla, Dio mio. Un cittadino comincia a fare politica e a riprendersi le istituzioni, perché lo Stato sono i cittadini, non i partiti. Possiamo fare, ma pensa. Allora, io non so, a Treviso, Vedelago, che è un sistema di riciclo dei rifiuti, il 99%, è venuta la signora Poli a spiegare. Ma come mai non ne parlano i giornali? Come mai non sono in tutte le televisioni? Questo principio che ricicla il 99% dei rifiuti senza discarica e senza inceneritori dovrebbe essere possibile replicarlo. Perché non lo fanno conoscere? Perché? Lo sapete meglio di me il perché. Ma il futuro è quello. Il futuro è dematerializzare,
Il futuro è che abbiamo 3 miliardi di persone tra Cina e India che vogliono raggiungere i nostri livelli di consumo di energia. Non è possibile, a meno che noi non abbassiamo i nostri. Bene, voi siete al corrente che 200-300 istituti tecnologici, politecnici, svizzeri e tedeschi lavorano su questo. Da anni lavorano su questo, come diminuire il consumo di energia pro capite da 6.000 watt a 2.000 watt, cioè i consumi degli anni 60, senza intaccare le abitudini, migliorandoci la vita. Come? Con l'efficienza tecnologica, lo sapevate? Qui vedrete uno dei più grandi specialisti che vi parlerà e vi dirà come è riuscito a fare un rifugio da 130 stanze a 3.000 metri sul Monte Rosa, con energia solare a 3.000 metri su un ghiacciaio. Allora, noi parliamo di cose concrete. Abbassare i consumi con l'efficienza tecnologica, con l'efficienza energetica, abbassare da 6.000 watt a 2.000 watt. Abbassare la materializzazione, non possiamo fare rifiuti perché si riciclano. Non si devono né produrre, né disegnare, né comprare. Quindi come? Passare da 30 tonnellate che facciamo di materia pro capite, passare a 20 tonnellate. E poi passare da 40 ore di lavoro settimanali a 20. Vogliamo affrontare questi grandi temi di cui non parla più nessuno. È inutile continuare a finanziare la Fiat per fare automobili che sono morte 10 anni fa. Lo capite, sì o no? O ci inventiamo? Sì. Si ripensa come sarà la mobilità di mio figlio, di tuo figlio. È questo che voglio sentire dalla politica. Come si muoverà mio figlio e tuo figlio fra 20 anni, non di... E allora sono tutte idee che ci porteranno ad esprimere. Noi abbiamo già un programma, ma è un programma in work in progress, è un programma che abbiamo fatto con tante persone che hanno contribuito. Ma è ancora perfezionabile da voi, ognuno si collega e in base alla vostra specialità, alla vostra esperienza, al vostro lavoro potete perfezionarlo. È il metodo Wiki, noi siamo con Wikipedia, voi avete delle idee, benissimo, le inseriamo e si modificano le cose. E possiamo partire dal basso, entrare nei nostri comuni perché sono i nostri, entrare nelle nostre regioni perché sono le nostre, non le province perché vogliamo abolirle, entrare nella nostra nazione perché è la nostra. Quindi si potranno fare, pensa a te, dicevo, l'esperienza di Venelago. Quello che lo vuol fare in Puglia va sul portale, va a Treviso, vede come hanno fatto, quanto hanno speso, i preventivi, tutta la documentazione, se la fa dare e la replica in Puglia. Poi ci sarà anche attuato un Facebook, cioè un social network perché possiate comunicare. E cosa c'è di meglio che comunicare? Cosa c'è di meglio? Sei un avvocato qui di Cesena, vuoi sapere in Romagna se hai degli avvocati che la pensano come te per fare una causa? Vai lì e c'è tutta la sequenza degli iscritti, prendi gli avvocati, gli architetti. E allora ecco di che cosa hanno paura. Hanno paura che noi ci tramutiamo in cittadini liberi. Loro ci vogliono dei consumatori contenti. Noi vogliamo essere cittadini liberi, e liberi significa essere informati. Va bene, mi sono fatto prendere un po' la mano. Io quello che vi prego, siamo vivi, non fatevi contaminare dai morti. Sai, quei morti ti contaminano, vi tireranno per la giacchetta, a destra, chi a sinistra, chi fare alleanze. Sono morti, hanno bisogno di legittimarsi perché stanno scomparendo. Noi siamo in ascesa, loro sono in discesa. State molto attenti. Quando mi dicono che alleanze farai, noi facciamo anche 2 o 3 alleanze al giorno, ma solo con i comitati di cittadini per degli obiettivi. No ponte, no dal molì contro il nucleare, l'acqua pubblica. Saremo in prima linea o saremo dietro? Solo con i cittadini e per i cittadini. Basta partiti. Basta partiti. È semplice. È molto semplice. È veramente di una semplicità. Ecco perché gli 800 milioni che dovevano investire sulla banda larga non li investono. Non sono mica così stupidi. Sono disonesti, falsi, ma non sono stupidi. E allora una di queste stelle è importantissima. È importantissimo, ve lo spiegherà poi il ministro dell'Islanda. Abbiamo un sacco di gente che dovrà parlare.
È importante avere questa grande opportunità di avere l'accesso alla rete libero e gratuito, ma per diritto di nascita. Io voglio avere la mia carta d'identità digitale da quando nasco, perché voglio avere l'accesso alla conoscenza libero e gratuito, poi pago i servizi che trovo. E allora, dato che questo movimento non ha sedi, non ha capibastone, non ha presidenti, vicepresidenti, segretari, noi siamo in rete, dove c'è la rete ci siamo espansi, dove non c'è rete abbiamo difficoltà, quindi noi dipendiamo anche da questo. Bene, allora adesso voglio leggervi una cosa, perché secondo me è straordinario, ma io non riesco a capire come, non riesco a capire che cosa stiamo facendo veramente. Non riesco a capire, investiamo 15 miliardi di euro per comprare 131 bombardieri, per finanziare la più grande azienda di armi del mondo e poi chiudiamo le scuole. Cioè ma io veramente, è semplice, è molto semplice. Quale dignità? Io voglio parlare ai giovani, noi dobbiamo parlare alle nuove generazioni. Come fa un parlamentare oggi, qualsiasi, di qualsiasi partito, che dignità può avere uno che va in pensione dopo 2 anni e mezzo a dire ai nostri ragazzi, ai nostri figli, tu ci andrai a 70 anni con 40 anni di contributi? Dove? Via! Sono morti, noi siamo vivi! Ora vi leggo una cosa. Dunque, ora che il governo della Repubblica è caduto nelle mani di pochi prepotenti, ma chi se è un uomo può ammettere che si sprofondino nelle ricchezze, che sperperino nel costruire sul mare e nel livellare monti, che a molti manchi il necessario per vivere? Che costruiscano case, l'una presso all'altra, che molti non abbiano un tetto per la propria famiglia. Per noi la miseria in casa, i debiti, triste l'oggi e l'incerto domani. Che abbiamo insomma se non l'infelicità del vivere? Non l'ho scritta io questa cosa, l'ha scritta un vecchio senatore, si chiamava Catilina, nel 60 prima di Cristo. Quindi è stato fatto fuori da Cicerone, che ha detto che era un pedofilo, un depravato, e c'era già Feltri all'epoca dell'anticristo. Quindi sono passati 2000 anni, non è cambiato niente. E allora questo movimento è nato in un giorno, se vi ricordate, è nato nel 4 di ottobre del 2009. Nel 2009, il 4 di ottobre, l'abbiamo fatto nascere il 4 di ottobre, sapete perché? Perché è il giorno di San Francesco. È il giorno di San Francesco. San Francesco era considerato, lo chiamavano il pazzo di Dio. Ecco perché siamo nati in quel giorno lì, perché noi siamo i pazzi della democrazia. Grazie a tutti. Adesso andiamo avanti con lo spettacolo. Siete voi lo spettacolo. Vivi! Vivi! Vivi!